Silvia Baraldini del Comitato di Giustizia in difesa appunto dei cinque cubani. Oggi c'è stato un incontro in facoltà di lettere a Palermo e quindi chiediamo a Baraldini come è andato l'incontro. Allora, l'incontro secondo me è stato un'occasione positiva per parlare non solo della storia dei cinque, di cui molte persone non sono a conoscenza, cinque cittadini cubani accusati dagli Stati Uniti di reato originariamente di spionaggio, poi di associazione, insomma, che in verità hanno svolto un lavoro molto importante per la loro nazione, in cercando appunto di capire i meccanismi su cui operavano tutte le organizzazioni, diciamo, terroristiche che si trovano nel sud della Florida e che operano contro l'isola di Cuba. Perciò, prima di tutto è stata un'opportunità di informare, nel senso di raccontare la storia di questi cinque. Ma in secondo luogo c'è una campagna internazionale per creare di solidarietà con i cinque e secondo me anche di fare pressione sul governo degli Stati Uniti di rilasciarli, perché dopo 13 anni di incarcerazione in cui insomma è chiaro che le prove contro di loro sono inesistenti, che questo è stato un verdetto, diciamo, politico basato su le contraddizioni storiche che esistono tra Cuba e gli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti ha sempre preso il ruolo di proteggere diciamo, la cosiddetta mafia cubana che opera nel sud della Florida contro Cuba. E secondo me la cosa di cui si parla è come creare legami, reti tra i vari comitati che adesso esistono nel mondo, che sono oltre a 200, e come anche organizzare le azioni di solidarietà in modo tale di mettere pressione sugli Stati Uniti, perché secondo me è bello che ci parliamo tra di noi, ma ancora più bello se poi facciamo qualcosa di cui si avverte un po' il peso dove si deve avvertire negli Stati Uniti. La sua attività è iniziata sull'onda dei, diciamo, dei movimenti 68, ecco. Prima? Anche prima. Sì, ecco. La mia prima manifestazione nel 1965, 3 anni prima del 68, giovanissima, ma contro la guerra nel Vietnam. Poi si è trasferita la cosa. Già vivevo negli Stati Uniti. Già viveva negli Stati Uniti. Sono andata giovanissima, portata 14 anni, mi pare, 13 anni portata 13 anni. Dai miei genitori che sono immigrati. Sì. Il papà lavorava all'Olivetti, sì. Ho letto, poi sì. Anche in ambasciata. In ambasciata, all'ufficio tecnico dell'ambasciata. All'ufficio tecnico, sì. E com'è entrata poi a far parte dei movimenti? Cioè, quando ha iniziato la sua attività proprio negli Stati Uniti? Allora, devo dire, la prima sentore che c'era un altro modo di vivere e capire il mondo è accaduto l'ultimo anno delle scuole superiori, perché in quell'anno, che era il 1965, c'è stata una manifestazione importantissima che, diciamo, ha attraversato il sud, una marcia a piedi da Montgomery a Memphis, da Memphis fino a Montgomery. Comunque, e io ho chiesto a mio padre di poter partecipare a questa marcia, pensando che mio padre, uomo di sinistra, avrebbe detto sì, e invece no. Allora, e questo un po', perché no? Come? Noi votiamo, perché non possono votare loro? Un argomento, direi, abbastanza ingenuo da parte mia, però ho deciso che se non potevo fare qualcosa andando e partecipando a questa marcia, potevo fare qualcosa nella città in cui vivevamo, che era Washington DC, la capitale dell'impero, e allora abbiamo sostenuto come classe queste persone che si sono incatenate intorno al cancello che circonda la Casa Bianca, appunto in solidarietà con le persone che manifestavano al sud. E voglio dire che è stata una cosa abbastanza graduale per me, però
ogni volta un passo in più, coinvolgimento contro la guerra, finché ho lasciato l'università per partecipare a un comitato a New York che difendeva le Pantere Nere. L'approccio di questo comitato era un po' innovativo, perché non era, il nostro compito non era, non vedevamo il nostro compito come difendere gli imputati, ma vedevamo il nostro compito come parlare ad altri bianchi, diciamo, delle ragioni per cui il partito si era formato, delle ragioni che aveva così tanto appoggio nella comunità afroamericana e delle ragioni, dato come è organizzato gli Stati Uniti, che una lotta contro il razzismo era necessaria. E questo un po' era il risultato di una cosa che era successa negli Stati Uniti un po' prima, in cui i bianchi erano stati molto prominenti nel movimento per i diritti civili. A un certo punto gli afroamericani hanno detto: guardate che gli afroamericani li organizziamo noi, voi avete un altro, diciamo, compito, dovere, voi dovete organizzare i bianchi ad essere antirazzisti, e non abbiamo bisogno di voi nelle comunità afroamericane, abbiamo bisogno di voi nelle comunità dove vivono i bianchi. E devo dire che questo è stato interpretato da alcune persone malamente come se fossimo stati cacciati dal movimento, invece da un'altra parte, forse minoritaria, come un'opportunità, perché in verità era il nostro compito parlare con i bianchi, perché il problema era lì, il problema non erano gli afroamericani, il potere era l'altro. E poi chiaramente quando uno inizia a fare un certo lavoro in cui c'è una dura repressione, e in quegli anni c'era una dura repressione, finisce anche col lavorare col carcere, sì, e a difendere le persone che finiscono in carcere. Sì, lei poi è stata arrestata nell'82. Sì. Cosa si ricorda? No, come mi ricordo? No, voglio dire, anche qui sarebbe un discorso politico molto particolare. Però diciamo che questa scia della critica ai bianchi si è anche tradotta in una critica più ampia di chi controllava i fondi, di chi controllava le risorse, in un movimento che era multiculturale, cosa che penso accadrà tra poco pure in Italia, perché noi intendiamo sempre parlare per gli altri e non diamo la parola agli altri di parlare per se stessi, e questo ci ritornerà indietro a schiaffeggiarci. Comunque in questo c'era stato tutto un argomento che, mentre una parte del movimento aveva costruito degli organismi anche clandestini che potevano operare a più livelli, quando gli afroamericani avevano chiesto un certo tipo di aiuto, i bianchi avevano detto no, perché avrebbe messo in pericolo le cose che si erano costruite, diciamo. Sì. Era una forma di razzismo profondo. Allora, in base a questa cosa, quando, diciamo, io, astraendomi per un momento da un movimento, prendendo responsabilità per le mie azioni, mi è stato chiesto di aiutare, non me la sono sentita di dire no, perché sarebbe stata contraria a tutto un ragionamento politico che stava accadendo in quel momento, che aveva anche a che fare con certi aiuti concreti. E in particolare io ho aiutato nella liberazione di questa rivoluzionaria afroamericana che si chiama Assata Shakur. Questo è stato il mio reato principale, ma sono stata anche condannata per associazione, perciò sia partecipazione a delle cose specifiche sia all'associazione, e per questo mi hanno dato 40 anni. Devo dire che Assata vive a Cuba dal 1984, è una cittadina adesso cubana, e questo mi rende molto felice per lei. Sì. Adesso poi lei è arrivata in Italia, sono stati movimenti in suo favore, hanno venuto appunto. Direi un buon momento di solidarietà. Un buon momento sicuramente, però secondo lei la trattativa tra gli Stati Uniti e l'Italia com'è andata in quel periodo? Ma guarda, qui c'è tutto un discorso
un po' di come si comportano le istituzioni italiane, che secondo me in un certo livello c'è un po' di sciatteria, perché chiaramente ci sono state varie trattative, non una unica. Secondo me l'altro punto in cui la trattativa poteva venire a buon esito è stato quando Falcone è stato incaricato da Martelli, che era allora il Ministero di Giustizia, di venirmi a trovare in carcere e di chiedermi quello che io ero disposta a fare o non fare per essere trasferita in Italia. E siccome credo lui aveva una grossa esperienza, quando io ho chiarito delle cose sulla mia posizione, sulla questione di non collaborazione, tutta una serie di cose, lui ha detto: questo rende la questione più difficile, però va bene. E poi è stato assassinato e diciamo quel momento, che secondo me era un momento molto concreto, è evaporato. E poi ci sono voluti altri 7 anni per arrivare al 1999, in cui D'Alema, il governo D'Alema, tra cui anche Diliberto, hanno trattato in prima persona con Clinton, e Clinton si vede che era un momento in cui gli Stati Uniti pensavano pure che dovevano qualcosa all'Italia. D'Alema forse pensava che c'era un problema politico in Italia che lui voleva eliminare, perché se ritornava in Italia tutto il movimento sarebbe disgregato e cose del genere, e su questo si è trovato un accordo. Però gli Stati Uniti hanno chiesto delle misure, hanno chiesto che si firmasse un accordo tra governo e governo in cui si imponevano delle cose che non erano esattamente in linea con la Costituzione italiana e con i diritti che ha ogni cittadino italiano. Questa cosa è stata firmata dicendo anche: beh, tanto una volta che ritorni in Italia tutto cambierà. Non è esattamente successo in quel modo. L'accordo è sempre stato difeso ed è stata la Corte Costituzionale che ha deciso che io avevo diritto alla salute come ogni altro cittadino italiano, e se ero malata potevo uscire dal carcere. Perciò è stato quello alla fine che mi ha permesso di uscire dal carcere. Secondo me gli americani hanno detto al mio avvocato americano che sono stati un po' sorpresi che gli italiani non hanno più trattato, perché loro iniziano sempre con la posizione massima, però poi c'è un certo spazio, anche magari deciso da loro, entro il quale si può negoziare. E questo spazio non è stato mai utilizzato, e questo credo forse è il risultato di un'arroganza, che una volta arrivati in Italia si poteva gestire la cosa differentemente, ma non è successo così. Lei è stata nello stesso carcere del boss Badalamenti, cosa si ricorda? Guarda, eravamo fisicamente nello stesso posto. A New York, perché lui era sotto processo e lui aveva un rapporto particolare con una delle compagne, però siccome sia gli uomini che le donne visitavano con gli avvocati nello stesso posto, no? Era un piano riservato agli uffici, alle visite, ai colloqui diciamo legali, lì si incontrava tutto. E la cosa che mi ricordo è che lui ci teneva molto ad essere visto come una persona gentilissima, una persona educatissima e una persona che aveva un particolare riguardo specialmente per queste due ragazze, perché erano ragazze italiane. E voglio dire che nella mia ignoranza a quei tempi avevo capito che lui era una persona importante, ma non conoscevo per niente la storia di Peppino Impastato, di quello che era successo. Quello l'ho conosciuto quando sono ritornata in Italia, ho letto il rapporto della Commissione Antimafia che è stato scritto, che finalmente ha detto che lui, Peppino Impastato, era stato ucciso, non si era suicidato, che c'era Senta, lei è stata sottoposta anche al carcere duro a Lexington. Sì. Penso che sia stato un momento veramente terribile, no? Perché si è completamente isolati.
C'è qualche ricordo oppure qualche momento particolarmente difficile o comunque triste? Allora, guarda, triste non... Allora, io trovo difficoltà... In un'incarcerazione ci sono sempre i momenti alti e i momenti bassi e poi i momenti anche che sono un po' piatti. Questo fa, mi sembra naturale. Però come viveva? No, l'isolamento è stato per noi, eravamo in tre, in una carcere sotterraneo, di grossa lotta. Lotta per la nostra sopravvivenza, ma anche lotta per far chiudere quel carcere speciale, perché avevamo chiaramente capito che noi eravamo le prime tre e poi, contando le celle che erano vuote, dovevano arrivare altre donne detenute politiche. Perciò il mio ricordo di quei due anni è anche un ricordo che ha molto a che fare con un momento di lotta in cui noi stavamo chiaramente col passare del tempo fisicamente sempre peggio, però voglio dire mentalmente eravamo molto focalizzate su questo obiettivo, che questo carcere doveva essere chiuso, e questo credo ci abbia aiutato più di ogni altra cosa, che noi avevamo un obiettivo preciso a cui potevamo occuparci e tutto questo. Se devo dire che cosa nell'organizzazione del carcere fisicamente e mentalmente ci ha dato più fastidio e ha avuto le ripercussioni più gravi sul nostro fisico, e devo dire la privazione del sonno, il fatto che ci svegliavano ogni 20 minuti, e alla fine questo ci ha fatto tutte e tre ammalare, perché non c'è niente di peggio della mancanza del sonno. E cosa facevano esercitando? No, dicevano che dovevano controllare che eravamo ancora in cella, però con questo ci svegliavano e non c'era mai una notte di sonno intero, perciò era un... secondo noi, perché eravamo in tre, anche secondo i nostri avvocati, una strategia precisa, perché l'hanno fatta per 3 mesi. Poi è iniziato, diciamo, la causa nella Corte federale e certi comportamenti sono stati moderati da parte delle... Però secondo me il momento più terribile è stato quello della privazione del sonno, perché alla fine non ragioni più. Per chiudere, se mi sentite, mi permettete. Gli americani l'hanno, diciamo... è liberata per farla andare in Italia. Adesso liberata, no, trasferita. Poi le leggi italiane hanno consentito il fatto che oggi possiamo essere qua insieme. No, io ho finito la mia pena, ho scontato la mia pena. Ha intenzione oggi, con questa iniziativa che va di nuovo contro il governo americano, di farli pentire di aver fatto questa scelta? Ah, penso che loro siano molto consapevoli di chi hanno permesso. Ma poi non è che hanno permesso, c'è una convenzione internazionale, la convenzione di Strasburgo, che permette ai detenuti di scontare la pena nel loro paese di origine. Io ho chiesto questo, per 12 anni loro si sono opposti, poi secondo me appunto è raggiunto un punto dove conveniva sia a loro che al governo italiano trovare un accordo su questa cosa. Forse le ragioni da una parte e le ragioni dell'altra non erano identiche. Però secondo me loro erano molto consapevoli di chi sono io come persona, di chi sono e di come la penso, e non penso che pensano che io abbia cambiato le mie idee. Poi io, tornando in Italia, ho fatto la scelta di fare vita privata e questo in larga parte faccio, però questa battaglia dei cinque credo sia una cosa importante. E sono, diciamo, uscita un po' dall'anonimato, anche usando me stessa un po' come esempio per questo, e questo mi sembra importante. Poi non mi sembra non voglio fare dell'ironia, ma siccome gli Stati Uniti dicono che sono a favore di democrazia e libertà, che lo provassero. L'ultima cosa, lei ha trascorso più di 40 anni, quanto tempo in totale in carcere? La mia condanna, allora, la condanna era di 43 anni, però c'è un ordine, il vecchio codice penale americano, che ti dà uno sconto per ogni mese che sta in carcere di 15 giorni, perciò il massimo della pena che io dovevo scontare era 26 anni con quello sconto, perché io dipendevo dal vecchio codice. E li ha scontati? E li ho scontati.
ma meno un anno e qualche mese che mi hanno, come dire, tolto grazie all'indulto di Mastella. Ha qualche rimpianto? No. No. Vabbè, grazie. Valutazione forse, ma rimpianto no. Grazie.